riconosciamo delle benemerenze che vengono acquisite nei confronti della nazione. E quindi è chiaro che ogni onorificenza di questo tipo ha un peso specifico, perché acquisito in campi e settori differenti, ma soprattutto da persone radicate appartenenti al territorio. Poi quest'anno, se vogliamo, hanno anche un valore aggiuntivo, ulteriore, perché sono espressione e individuano un filo conduttore, perché come vedrete sono conferite intanto nei confronti di uomini e di donne allo stesso numero, per lo stesso numero, quindi una importante valorizzazione e un importante riconoscimento nei confronti di donne, oltre che di uomini che si sono distinti nel loro campo, e anche per il ruolo che rivestono per l'affermazione del principio della parità di genere. Conferiremo l'onorificenza di cavaliere alla Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità, Margherita Perretti, ma conferiremo l'onorificenza di cavaliere alla dirigente dell'ufficio scolastico regionale e alla dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, qui di Potenza, a Claudia Datena e a Deborah Infante, non soltanto in relazione e in considerazione del fatto che sono donne, ma perché rivestono un ruolo importante per quello che mi riguarda nel settore della scuola. E quindi questo è l'altro filo conduttore di questa giornata, di questo 2024, di questo 2 giugno 2024, il ruolo della scuola e quello dei giovani. Perché ho pensato che dovesse essere riconosciuta e data la dovuta importanza quest'anno, nel 2024, al ruolo dei giovani. Perché non lo dimentichiamo, anzi lo ricordiamo per quanto mi riguarda, cerco di ricordarlo ogni giorno, che quest'anno Potenza è la città italiana dei giovani, quindi un ruolo importante giovane. E i giovani avranno un ruolo importante effettivamente perché a loro abbiamo dedicato tanto spazio anche attraverso il momento che anticiperà la sera il concerto, parlo del concerto che sarà gestito da un'importante istituzione scolastica, il Liceo Musicale Coreutico Walter Gropius, ed è un'orchestra che ho sentito più volte, che ha, diciamo, una ricchezza di valori straordinaria, con una composizione nella sua versione più ampia e allargata di oltre 180 elementi. Ovviamente ne avremo una parte nel Teatro Stabile. Ed è questa sicuramente anche un'ulteriore testimonianza dell'attenzione rivolta verso il mondo dei giovani.